meno a quello di essere veloci nel passare dal comunicato stampa alla notizia da dare prima che intervengano le televisioni, per esempio, lo capisco perfettamente. Adesso ascolteremo dal giudice dottor Carlo Ancona in cosa consiste la difficoltà di essere giudice. Ecco, io provo a dire una parola per anticiparla, ci provo. Il ruolo del giudice io lo vedo come, così mi è stato detto, come il ruolo di una macchina del tempo che deve riuscire a riportare le lancette all'indietro e rileggere gli avvenimenti come sono stati fatti, come sono stati svolti. Magari, così magari potrei essere pure più giovane per la macchina del tempo, sarebbe un'ottima cosa. Chiedo scusa se mi siedo, ma 70 anni si sentono e non ce la faccio. Okay. Stamattina ho anche lavorato, capita di rado che il magistrato lavori davvero, ma io stamattina ho lavorato davvero. Allora, conoscenza e responsabilità, il difficile compito del giudice nel caso di Stava. È più difficile la conoscenza o la responsabilità? Non lo so. Che un giudice sia a conoscenza di quello che fa, diciamo, qualche volta avviene. E sia anche responsabile, diciamo, è un po' più difficile. Allora, non so bene di che si è parlato oggi, perché purtroppo appunto lavoravo stamattina. Generatore di notizie, se io parlo, generatore di immagini, mi ricordo sempre il concilio di Calcedonia, generato e non creato, no? Nel senso che creato no, la notizia non si crea, avviene, però deve essere generata, cioè insomma lo devi plasmare, lo devi far uscire da qualche parte. È che noi siamo sempre legati a questa concezione per cui la verità ha una potenzialità eversiva. Faccio un esempio semplicissimo, potrei fare esempio della Turchia, sarebbe scorretto, farò l'esempio dell'Italia degli anni 60 e il Vajont. Nel Vajont, anno 1963, cioè io ero già nato, ero già grandicello, avevo 14 anni, adesso mi ricordo più 15 anni, non so più bene. Che successe? Successe che si disse che cadde una montagna nel lago. Non è vero, la montagna non cadde nel lago, la montagna spinse di fianco da sotto il lago, ignoranti quindi solo averlo detto, bestie! Vabbè, punto. Firme Busati, Bocca, Montanelli, eccetera, eccetera. Quindi mica stiamo parlando di giornalisti dell'ultima generazione, Scandragani, parliamo del Gota, del massimo che c'era allora a disposizione. Un altro che fake news, appunto. E che successe? È successo che qualcuno diceva il contrario, diceva, ma l'avevamo previsto, era uscito su Unità un articolo qualche mese fa che diceva che sarebbero caduti un bel po' di metri cubi e veniva fuori un'ondata. Certo, sbagliavamo perché noi pensavamo a un'ondata, non pensavamo a 1,5 milioni di metri cubi d'acqua che zombava addosso a Ertelcastro e si sbolognava di qua e di là e andava a distruggere e a fare 2000 morti. Non ci potevamo pensare, questa follia non ci arrivava nemmeno, la mostruosità non si raggiunge con la previsione. E gli dissero sciacallo alla Merlin, perché la verità avversiva non si può dire. Era quello che poi era stato detto a suo tempo quando c'era stata la diga del... scusa, non ricordo più. Era un certo Merli che fu condannato per aver detto che la diga sarebbe caduta, la diga cadde, ma non mi pare che fu riabilitato questo Merli. Allora, nel Vajont un bel giorno escono fuori sul giornale sempre l'Unità, quello era un bel tempo in cui l'Unità era un giornale di opposizione. Un'Italia che aveva tanti difetti rispetto a quella di oggi, ma l'Unità era un giornale di opposizione. Se penso alla differenza tra oggi e ieri, ecco questa. La differenza fondamentale, è bellissima, sì, e non so, vabbè, allora, esce fuori che avevano, la SADE ha fatto gli studi, avevano creato a nave un bacino fittizio, ma uguale più o meno, facendo cadere il materiale a Fraretta, veniva giù in qualche modo un'ondata che effettivamente era di qualche decina di migliaia di metri cubi, che non era poco, 10.000 metri cubi, certo non era 1,5 milioni di metri cubi che sondarono, ma comunque. Però era nascosto, perché voi capite il riservo. L'università è una cosa seria, deve fare le cose di nascosto. Mica si può far sapere quello che fa l'università. Che ricerca è? Internet! Nel 60! Se no qualcuno rubava le notizie. Allora venne pubblicato. Aia, e scattarono le manette. Cazzo, non lavoro è successo, l'avevate previsto, lo sapevate! È scritto lì, lo sapevate, c'era il rapporto del professor Ghitti, anche lui responsabile. Ah, vabbè.
arrivate! E allora? E scattavo le manette. Polizia ti avranno messo da Biadene. Figurati. Penta, figurati! Chi hanno arrestato? Biadene era l'erede di semenza alla Sade. Penta era il responsabile del ministero. Che lo dica, quindi c'era il ministero, genio civile e così via. Sapete chi hanno arrestato? Il geometra dell'università che aveva fregato quella roba. Perché l'interesse... Interesse a conoscere la verità veniva dietro, non contava niente rispetto alla riservatezza di un'università, di una grande istituzione come l'Università di Padova, che veniva dopo solo Bologna, a livello nazionale, forse europeo, dopo la Sorbona, non so, come un'altra parte. Capite? Questo è lì. Vogliamo tornare a quella, calma. Teniamoci i difetti che abbiamo, teniamoci i problemi che abbiamo. Ma ci avrebbe stato un casino infinito. E lo so, ho capito, ma insomma dobbiamo farci un po' di abitudine. Anche perché abbiamo di bello questo, che mentre tutto il resto si è aggiornato, abbiamo queste fake news, queste robe che non ci capisco niente. Stamattina ero in udienza, ho detto, ma qui dobbiamo imputare Zuckerberg per questo reato, perché voi non avete idea di quante diffamazioni nascono dalla dal libero esercizio della digitazione. Cioè, quelli digitano ed escono le cose più incredibili. Ma perché digitando escono? E quello voglio querela, lo querela. E arrivano anche a me, e io devo decidere, io lasciamo perdere. Non dico come faccio, come reagisco, perché lasciamo perdere. La giustizia no, la giustizia è rimasta molto antica. Quando si parla di giustizia digitale, preoccupatevi moltissimo, perché la giustizia è digitale esattamente come l'urologo. Non aggiungo altro. Tecnico specialista. Dice, ci vuole il tecnico specialista. Io sullo specialista. Diceva George Bernard Shaw, lo specialista vero è colui che sa tutto di nulla. È molto meglio quello che sa nulla di tutto. Il cosiddetto fantuttone. Io per esempio sono tipo fantuttone, faccio tutto. Tutto male, però un dato lo faccio. Poi male. E chi mi dice? Chi detto che faccio male? Io l'anno scorso. Magari l'anno scorso. Tre anni fa, cioè nel 2015, sono stato il trentennale di Stato, è stato l'ultimo anno in cui ho finito di celebrare la mia disavventura di una vita. Io sono stato per 30 anni il parassita di un dolore altrui, gli altri hanno avuto morti, gli altri hanno pianto, gli altri magari sono fatti ricchi con i risarcimenti, gli altri hanno faticato, hanno sofferto, ed io per 30 anni sono andato in giro a chiacchierare di questa storia perché ero il più bravo a chiacchierare. Io lo definisco parassita del dolore altrui. Insomma, due anni fa andai, fui invitato con i geologi su Stava. I geologi costava, non c'entravano nulla. L'unica cosa importante che mi hanno fatto come perizia i geologi per Stava, un geologo, era quello sulla impermeabilità delle pozzole. Cioè, se tu butti della fangaccia su una pendenza permeabile, puoi sperare che col tempo il terreno permeabile assorba l'acqua e rimanga della sabbia asciutta. Se invece è impermeabile, perché si vedono già le polle sopra e si chiama pozzole mica per caso, ma perché c'erano le polle d'acqua, sei sicuro che non è impermeabile. Lo capisco anch'io che sono un imbecille, però lo capisco. Non occorreva che facessi una perizia, però ho fatto la perizia perché sapete, se lo scrive un geologo è importante verificarla ancora se lo so. Questo è il punto. Allora, quello ha fatto il geologo, il resto non c'entrava nulla, il resto era movimenti di rilevanza. Eh già, dovrebbe essere così, ma... Dunque, cerchiamo di capire, dobbiamo parlare del magistrato, quello che deve fare. Il triplo W, no? Quando, chi e come. When, why, who, he, quando arriva, quando arriva, il magistrato è come i vigili del fuoco, arriva dopo. Però c'è una differenza, i vigili del fuoco servono ad aiutare, danno una mano, in qualche modo pasticciano, qualche volta pasticciano, nel senso che coprono le prove, zigzagano, fanno. Però cercano di aiutare. Il magistrato arriva dopo per punire e di solito fa dei danni spaventosi, qualche volta fa dei danni spaventosi. Ma chi arriva? Ora il giudice è per definizione un ignorante. Ma deve essere un ignorante il giudice. A un momento, il giudice non solo deve essere un ignorante, ma deve essere consapevole della sua ignoranza. Questa è la differenza. E purtroppo capitano molti giudici ignoranti che non sanno di essere ignoranti. Questa è la tragedia. Ignoranza. Io ricordo benissimo Stava.
La prima intervista del mio collega, persona anziana, rispettabile naturalmente, io avevo 35 anni, ero il giudice più anziano del Tribunale di Trento solo perché avevo il Tribunale di Trento, era una sorta di sessi di infantile. E disse che erano caduti due righe. Da allora è rimasto nell'immaginario collettivo che stava caduto delle righe. Se voi chiedete alla gente per la strada, sia Parista stava, che roba, ah sì, quelle dighe che caddero tanti anni fa. Non c'era nessuna diga, stava erano dei rilevati di residui della lavorazione per flottazione della fluorite. Poi ve lo spiego dopo che significa, ma insomma, non è una diga, c'entra niente la diga, no? Però si è sempre detto che era una diga. Addirittura io ci fu polemica perché avevo prosciolto l'ufficio delle acque, l'ingegno civile. Che non è un problema da poco. E poi il come? Stava il primo problema che mi posi. Io ho preso il fascicolo delle indagini, allora c'era ancora il giudice che faceva le indagini, ora non c'è più. Questa categoria si è eliminato per sfortuna, ora le fa il pubblico ministero le indagini, si sperava da meglio. Che cosa aveva fatto il pubblico ministero? Aveva mandato in giro un po' di comunicazione giudiziaria e così aveva bloccato una modifica della giunta provinciale, mandando casualmente le comunicazioni giudiziarie anche a un paio di persone che dovevano diventare assessori e presidente della provincia nella giunta a seguire. Questo non lo sa nessuno, vabbè, ve lo racconto a voi. Dopodiché arriviamo che io feci quando ho preso le indagini, ovviamente, fu dire ma questi che c'entrano? E chiesi al pubblico ministero ma che faccio con questi? Io mica li posso portare appresso 40 indagati per tutta l'istruttoria, che ogni passo che faccio devo avvisare 40-50 avvocati. E lui mi chiese l'archiviazione, corretto, mi chiese una 12-12, mi dice così per anche altre. Beh, non diciamo poi come sono stato corrispettivo, perché siamo in un paese molto preciso, il corrispettivo che è cassato non per lo studente. Perché? Perché evidentemente si erano introdotte considerazioni di carattere diverso. Come comunica poi questo strano personaggio che è il magistrato? Non lo so. Io ricordo benissimo come comunicò il sindaco Cialente, che è sindaco dell'Aquila all'epoca del terremoto. Il pomeriggio precedente al terremoto, io ero a Teramo da mia madre, accesi per caso il TG regionale e il sindaco Cialente espose che erano molto preoccupati all'Aquila perché erano sicuri che sarebbe un grosso terremoto di qui a poco. E però la commissione grandi rischi ha detto che non era così e lui diceva se l'hanno detto loro sarà senz'altro così. Grandi rischi, grandi guai, grandi sfighe, insomma. Sta di fatto che quando alle 3 di notte venni svegliato dall'armadio che mi saltava davanti, capii che non era grave la situazione perché l'epicentro era all'Aquila, lo capii immediatamente. Quindi se cade, io non ero all'Aquila, ero a Teramo, a 35 km in linea d'aria, anzi non era in linea d'aria, ma in via sotto montagna. Se succedeva qualcosa del genere, se cadeva a casa mia a Teramo, l'Aquila non sarebbe sopravvissuto nessuno, ma non ci potevano fabbricare per altri 20 anni. E infatti andò così, riuscì a tener duro. Però non è facile comunicare bene. Io ricordo per Stava, io ho preso appunto le indagini dopo 40 giorni, perché i primi 40 li tenne un procuratore della Repubblica che disse appunto che Stava era un disastro, gli amministratori pubblici hanno fatto pasticci inenarrabili, quelli di prima, che avevo detto prima, perché mica eravamo in India noi, e in India non c'erano queste cose, a Stava no? L'ambasciatore dell'India impazzì! Ma che c'è che questa sera l'India, scusa! Dovete pure chiedere scusa all'India. Da quando in qua? In India erano morte 200-300 persone così perché cadeva. Era successo in Cile, al Cobre, ma non in India. Vabbè. Quindi cautela anche nelle dichiarazioni, cautela anche in certe affermazioni. Dopodiché come va a finire non si sa. La giustizia in Italia è un po' come una... L'altro giorno mi avevano paragonato a un caleidoscopio, nel senso che quando parlo non si capisce mai quello che dico, ma
Il problema era che invece è un caleidoscopio nel senso che non sa quello che vogliono. Pensate al sindaco di Sarno, vi ricordo Sarno, vi ricordate Sarno, il libro della Nunziata, la crepa, eccetera, eccetera. Ecco, alla fine chi hanno condannato? Quelli che hanno lasciato i Reggi Lagni in quella merda di situazione che è caduto giù? No. Quelli che se ne sono fregati? No. Il sindaco che non ha dato l'ordine di evacuazione, come se evacuare Sarno fosse l'ultimo delle barzellette. Do l'ordine di evacuazione a Sarno. E come dice, dopodomani erutta il Vesuvio. Tutti via, tutti via. 10.000 morti! Andate a vedere che ci sta là sotto. 10.000 morti, tutto va bene. A dare una cosa del genere. Quelli però l'hanno condannato. O forse no. Forse si è prescritto nel frattempo. In Italia c'è la prescrizione. Dico, siccome la mia è un po' pazza, è meglio che facciamo la prescrizione. Una cosa seria. Come interviene subito? Quali sono i primi problemi? Beh, cautela. Che non è la cautela in quel che si fa. Cautela, provvedimenti cautelari. Che sono anzitutto sequestri. E poi qualche volta anche la cautela personale. Per esempio, stava interessante. Furono arrestate due persone, entrambe assolte, entrambe poi furono assolte, cioè la mira perfetta, dopo io coio, altro che quello di Macerata, insomma, e io sparo due la chiappo e faccio vedere che faccio qualcosa, poi i giudici la assolveranno perché si sa i giudici sono corrotti. Vabbè. Poi c'è la scelta dei consulari tecnici, e questo è ovvio, il giudice ignorante si rivolge al consulente tecnico, ma già per capire di che si tratta. Voi capite? Ha bisogno. Voi pensate a Pioltello. Io ho visto la lista, ma l'ho vista sul giornale, non ci capisco niente, degli indagati. Ma c'è tutto. I treni, le ferrovie, c'è tutto. Cioè, può essere colpa di chi gestiva la linea, può essere colpa di chiunque, pure mia che non ci passo da mesi, la può darsi pure l'ultima volta dopo uno sputazzo e si. Ma sapi tu. Tu passi. Io ero passato di là. Cioè, non era una cosa semplice. Non era una cosa semplice. Bisogna avere un po'. Io mi ritrovo a Stava, mi trovai quattro periti nominati dal mio predecessore. E pareva brutto che ne nominassi altri, ovviamente. Li confermai, e salvo poi dare la mia fiducia particolarmente a uno di loro e farmi aiutare molto da un altro che era un bravo frantuttone anche lui. E insomma, ci trovavamo bene. Uno lo sai appunto per vedere la falda freatica sotto, e l'altro non mi ricordo neanche quello. E poi deve sapere dove deve andare a guardare. Ecco, qui è difficile. Qui è difficile perché il giudice non dovrebbe avere il giudice, il magistrato, il pubblico ministero prima, poi il giudice. Non dovrebbe essere uno che va appunto dopo io spara a casaccio, che l'importante è che faccia cadere qualcosa che vola alto. Che così tutti lo vedono, no? No, l'importante è che miri giusto. Lui deve avere degli oggetti, dei punti precisi. E attenzione, questa è una cosa che su Stava ho sempre detto, ridetto, 10.000 volte. Io vi ridico quello che ho scritto l'ultima volta, ho scritto un sacco di volte. Prima di tutto, vabbè, i giudici hanno fatto, con Stava, i giudici lavorarono bene, anche molto bene, a Trento il tribunale lavorò brevissimo, erano tutti tre colleghi più giovani di me, dei lattanti praticamente, io ero giovanissimo. Ebbene, fecero una bellissima sentenza, beh, in corte d'appello riuscirono a correggerla, come cacchio fecero, non so, insomma, dovette andare in Cassazione, che ridettero ragione al tribunale, poi andò alla corte d'appello di Venezia, che disse c'è ragione il tribunale, eccetera, eccetera. Dovettero fare allungatoria perché la Corte d'Appello si dovette mettere il suo, la persecuzione culturale, la cultura dove stava. Ma loro cosa fanno? Loro indagano su problemi tecnici e giuridici, ma non sono molto spesso quelli i temi, gli argomenti fondamentali. Non è quello il problema. A Stava non era quello il problema, se ci pensate un attimo. Per decine di anni, cioè dal 62 al 1985, per oltre 20 anni, si era alimentato a questa benedetta, chiamiamola discarica, perché era una discarica a cielo aperto di rifiuti della lavorazione della fluorite, si era alimentato ogni giorno con qualche chilo di sabbia, di fanghiglia. Gesti innocenti, più innocenti di così, non li avete visti. È come quando noi portiamo l'immondizia
già sei innocente. Poi però c'è l'effetto cumulo. C'è l'effetto cumulo, ma l'effetto cumulo, caricarlo a me che ho portato quell'immondizia, mi par strano. E la verità è che, come dissi a una intervistatrice californiana tanti anni fa, quando ancora ero oggetto di interesse dell'intervistatrice californiana invece che del ministro delle grazie e dell'ingiustizia, gli dissi: too many people think business is more important than life. Questo è il punto. Lì importava produrre. Questo era il problema. Una valle alpina era stata trasformata in discarica. Questo è il punto. E questo non venne contestato a nessuno degli imputati. Non venne contestato a nessuno perché non è un reato. Non era un reato. Allora, adesso potrebbe discutersi perché si può ritenere che sia in realtà un reato di carattere urbanistico. Figuriamoci un po'. Uno a quello deve andare a pensare. E poi adesso da un paio d'anni c'è il reato ambientale, ma che è un po' più complicato, ma ne parliamo tra un attimo. Ma insomma, cosa indagare? Anzitutto si deve muovere con due gambe, no, con quattro gambe. Due devono andare in direzione della identificazione della colpa e della condotta. E due del nesso di causalità e dell'evento. Perché? Perché quando io verifico il nesso di causalità e l'evento, lo faccio con la logica dell'ex post, della ragion veduta. Io so come sono andate le cose, perché alla fine è successo così. Questo è l'evento. Nel Baione, a Stava, due rilevati, 300 rotti mila metri cubi, il buon 60% si è trasformato in un minuto, ma neanche in 20 secondi, noi avevamo la cronologia data dai sismografi, in 20 secondi si trasformò tutto in una massa semiliquida che scese a 40 km all'ora. Guarda che tu dici, ma io pensavo che poteva frenare qualcosa. Frenava, si fermava lì. No! Si trasformò in acqua, per forza. L'acqua era rotta lì. Era rimasta lì dentro l'acqua. Quando, cioè, nel momento in cui, e lo stesso vale per il Bayon, questa è una regola fissa, è una regola che io, è così ovvia, che io la metto sempre nei reati di omicidio. Quando la forza di gravità vince sulla forza di inerzia, sulla forza di resistenza, il risultato non è la componente 1,1, è 10 e 100, è come il famoso terremoto che salta improvvisamente al massimo. C'è un'esplosione, nel Bayonne è evidente, si era mossa quella benedetta frana, piano, 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 poi accelerò, accelerò, e quando esplose, 2,5 milioni di metri cubi non caddero, spinsero di fianco il lago e lo proiettarono verso l'alto. Ecco perché la diga non fu toccata. La diga, anche oggi la vedi, non è toccata. C'è il lago, la viscura, la pozzata. E ma lo stessa strada. All'improvviso esplose. Tutto questo è uno studio che aveva fatto ex post, per verificare cosa è successo, se poteva essere impedito, perché potrebbe anche essere che non poteva essere impedito. Poteva anche essere un evento ineluttabile. Beh, un po' difficile in nostri casi, di solito c'è sempre qualcuno che ci mette mano. Ma per esempio nel caso del Fraio Romagnano ritennero che fosse un evento ineluttabile, forse perché erano persone importanti quelli che capitavano sopra, ma c'è. Dall'altro canto però, mentre devo accertare questo nella causalità, però, qui devo aggiungere qualcosa. Vabbè, quello che dico dopo, rischi e pericolo. Devo anche scegliere la colpa. E la colpa non va accertata ex post, ma ex ante. Mi devo rivestire con i panni e col cervello di quelli che lavoravano 20 anni prima, 30 anni prima. Pensate all'amianto. Nell'amianto, le prime verifiche dell'effetto patologico dell'amianto sull'impianto respiratorio, le prime grandi ricerche le fatte Serikov nel porto di New York negli anni 60. Si è diffuso nei primi anni 70 a livello di conoscenza scientifica, a livello poi di evidenza. 70, fine anni 70, primi anni 80. Quando mi muore il morto di mesotelioma, che è una malattia lungo latente, vi è una latenza di almeno 20 anni, dai 20 ai 40 anni, fatevi un'idea,
io devo andare a ritroso a 40 anni per vedere, o a 30 anni per vedere in quel periodo chi era il responsabile e verificare se a quell'epoca quelle nozioni erano note o non erano note. Che è una cosa complicatissima, se ci pensate. Tanto complicata che la mia sentenza al riguardo fu subito riformata in corte d'appello, ma poi fu confermata in Cassazione. Per la mia. Adesso ne sto facendo altre, ma insomma, le faccio molto più corte, poi si impara a essere. Ci fa di comina. Per esempio, e poi che cos'è la colpa? Che cos'è la colpa? Non aver previsto. Che vuol dire? Negligenza, imprudenza? Imperizia. La differenza tra questi tre elementi vale solo in responsabilità medica. Grazie a Dio, negli altri settori, quando non è medicina, ovviamente non vi so parlare della differenza, perché, però concettualmente, Astava era imperizia. Io non posso pensare che Bonetti non fece le indagini con la consonda perché costavano 20 milioni di lire, 20 milioni di lire a metà degli anni 70. Per rispedire 20 milioni e non verificò in questo modo quello che avrebbero verificato, e che cioè quei rilevati erano ancora una massa di fanghiglia bagnata. E questo è, trovavamo le lettere. 20 milioni, solo le perizie sono costate 1 miliardo. No, era imperizia, non si rendevano conto. Vaiotto no, Vaiotto non è imperizia, Vaiotto è imprudenza. Se loro tutto sapevano. Certo, non avevano calcolato la velocità di caduta. La velocità di caduta fu quella che fece la differenza. Invece di 30.000 metri cubi o 20.000 metri cubi, come diceva Biadene, sul diga verso la Longarone, passarono oltre 1,5 milioni di metri cubi. Insomma, capisco la differenza enorme come effetto, ma 20.000 metri cubi comunque avrebbero ammazzato qualcuno. Non 2.000 persone, ma qualche personcina avrebbero ammazzato. Quindi lì era imprudenza, cioè vuol dire agire prevedendo, agire, è come il medico che dice, senti, c'ho sta medicina nuova che ti fa bene, stai tranquillo, poi telefona, oggi ho un'altra cavia in movimento. Quella è imprudenza, scusate. Adesso c'è una sentenza che diceva, poi fare un'altra cosa. Io purtroppo sono costretto a fare dei continui riferimenti a altre cose, perché purtroppo ho un cervello ormai dilavato, smottato. Secondo me è uno smottamento, cioè una cosa che casca sull'altra, però potrebbe anche essere un dilavamento, nel senso che vabbè, non è facile già capire la differenza tra rischio e pericolo. Voi l'avete capita stamattina la differenza di se capite che è pericolo? Sì, il pericolo è un qualche cosa che attira all'evento. C'è un evento che non è un evento di disastro immediato, non è un evento che tu vedi con l'occhio, ma è un pericolo. L'Eternit, l'amianto, è un pericolo, quello poco alla volta si volatizza, va nell'aria e lo respiri. Ci possono essere tante altre forme di pericolo, ma insomma, è abbastanza semplice in questo caso, no? Ce ne sono cataste in modo di. Dovrei parlarvi di reato di razzismo, di partito fascista, terrorismo, là c'è il reato di pericolo, di un altro reato di pericolo. È troppo complicato, non riesco io a fabularlo adesso. Ho provato a scriverlo un anno fa, due anni fa ci sono riuscito, ma vi assicuro che è faticoso. Mi tratta di guardare al pericolo che si possa. Non si reprime l'associazione che è di per sé pericolosa, ma si reprime un'attività prodromica di ricerca di concorrenti, di fiancheggiatori per l'associazione. È interessante, il pericolo del pericolo. Ma lasciamo perdere. Il disastro può essere ovviamente in senso proprio, cioè concentrato nel tempo o a lento rilascio. Io ho avuto a che fare per esempio con la... Che botta, glielo scusa. Questo non è pericolo, questo è una botta secca al ginocchio. Allora ho avuto a che fare con un caso di pericolo abbastanza macroscopico, che era l'acciaieria di Bormio. Non era semplice. L'abbiamo definita come oblazione. Può sembrare una sciocchezza, ma è costato un mare di soldi.
abbiamo fatto una perizia, siamo riusciti a rimettere tutto a posto, per qualche anno ha funzionato. Poi sono venute meno le convenienze economiche, io capisco cioè che quando obblighi le acciaierie di Borgo con le loro quantità non elevate di produzione a certe cautele, dopo 2 o 3 anni ti dicono io economicamente me ne vado, è ovvio, ma questo lo prevedevo allora e avvenuto. Allora, quello è un pericolo, il rilascio era lento. Quelle microsfere di acciaio che venivano immesse attraverso le ciminiere, più in alto le immetti, più largo le hanno trovate addirittura in Valcalamento. Dov'è, qualcuno conosce la Valcalamento? In Campelle! In Caldenave no, per fortuna. Io, è un posto a cui sono particolarmente legato. Vabbè. Invito chiunque a andarci. È uno dei posti più belli della terra, Caldenave. Riconcilia. Dopo uno che fate 2 settimane di queste pazzie che faccio io e devo andare a cantare, se no schiatta. E poi c'è il fenomeno concentrato. A volte è concentrato nei suoi effetti, stava, Vaillant, ma diluito nelle sue componenti aziologiche, altre volte no, Mollaro. Qualcuno sa che cosa sia Mollaro? Allora Mollaro decisero, Mollaro è un conoide, non credo sia un conoide, è alla congiunzione del torrente Barnes con Luce, c'è questo terrazzamento era ovviamente coltivato a pomi, non so, uccidi trentino, scusate, sono da 41 anni ma non ho acquisito. Allora, i pomi, pare che questo coso era un pochino concavo. Ai pomi non gli giovava perché d'inverno si ghiacciava e gli veniva, un po' immaturo. Allora che hanno fatto questo? Hanno fatto una lavorazione e l'hanno fatto da concavo a convesso, no? Qual è la conseguenza? Ora, se è concavo l'acqua va là e stagna, piano piano si assorbe, no? Quello era convesso e quindi l'acqua ruscellava verso i margini. Ora, se l'acqua ruscella verso i margini quando piove, se è parecchia acqua, può dar luogo a qualche piccolo smottamento di lavamento, se non lo so. Ma lì fu un po' problematico, perché lì fu un colpo di fortuna incredibile che ebbero quei signori che avevano fatto quella porcata, perché il treno arrivò 5 secondi dopo, 20 secondi dopo, il treno si infangò, cioè praticamente il treno arrivava, il treno si fermò, fu il treno a investire la frana, che immagino, la frana non si fece mai, non ha fatto guerra. Ma ecco, quello è un fenomeno concentrato nel tempo. Tant'è vero che uno dei poveri imputati era lì disperato come un pazzo che cercava di... Perché loro l'avevano capita la cosa. Avevano cercato di fare delle trincee per... Le trincee si riempivano di fango, ovviamente. Per portare l'acqua... trincee intese come canali di ronda, si capisce. Non è che vuole fare la guerra. Ma si riempivano da... Ah. Voi capite, lì poi il condannato fu un perito agronomo, perché il lavoro è stato programmato, finanziato dalla provincia sulla base di una perizia di un perito agronomo, altro che geologo, geofisico, geotecnico, astrofisico. Quello si era basato, astrale certamente, cioè lui si era basato su un palantir. Palla previsione, sulle previsioni astrologiche, praticamente. Vabbè. Però Mollaro, col fatto che non morì nessuno, fu un colpaccio. La stampa non se ne è occupata per niente. Altro che Turchia, eh. Vabbè. E io ho finito. Voi mi dite, ma tu non ci racconti tutte queste belle storie e ci hai fatto ridere. Ma poi la risposta alla sua domanda è qual è? Io sono ormai arrivato alla pensione. Fatta in prescrizione. mi considero un prescritto. Se tutte le cazzate che ho fatto sono prescritte. E quelle che non sono prescritte si stanno per prescrivere. O comunque, dai, cercherò di arrangiarmi, difendermi in qualche modo. Che volete che vi dica? La inadeguatezza, sapete, è un problema di carattere complessivo, non è questione di istituzioni, di corporazioni, lo so che siamo tutti inadeguati. Credo che l'unica cosa che possiamo fare seriamente
è tenere presente due affermazioni di principio. Un'affermazione è questa: la democrazia dovrebbe essere a collo collettivo delle responsabilità. In questo disgraziato paese la democrazia è intesa come governo dei mediocri, su questo non c'è alcun dubbio, lo diceva Gramsci. Forse non solo dei mediocri, dovrebbe essere anche aggiunto dei mediocri, dei conformisti, degli indifferenti, ma comunque più o meno. Secondo, la inadeguatezza è invincibile, perché la inadeguatezza non è soltanto la consapevolezza delle proprie inabilità, inettitudini, incapacità. Quella fa bene, quello è un fatto positivo, perché tu parti dal non sapere per poter apprendere qualcosa. Non è detto che sei capace, però insomma ci provi, no? C'è una tendenza, è un movimento verso. Molto spesso questa inadeguatezza invece si genera come una sorta di provvidenziale onniscienza, cioè tu nasci imparato e non devi imparare nient'altro. Sei così inadeguato non renderti neanche conto che non sai niente. Questo è un fenomeno tipico però degli specialisti che hanno imparato qualcosa, ha imparato magari molto del diritto, o impara una molto bravi nell'arte della navigazione, nella carriera di magistratura, o navigazione dei rapporti umani, dei rapporti di società, eccetera, eccetera. Non per niente io vado in pensione a 70 anni e faccio ancora il giudice a rovereto, cioè non ho fatto carriera. Voi sapete come dice Guccini, no? La canzone di Guccini. C'è chi ha fatto un po' carriera, che è la morte un po' peggiore. E io mi vanto di non essere ancora morto, da questo punto di vista. Bisogna avere fiducia, perché della fiducia e del credito, cioè una società si può basare sul credito o sulla credulità. Le istituzioni democratiche si basano sul credito. La prima volta che fu usato questo termine, quella società si basa sulla credulità, mi pare che fu Caracciolo che lo usò con riferimento alla Russia, ma si può benissimo usare anche per l'Italia. Basta accendere la televisione due minuti, capisci che si va sulla credibilità, o sono tutti imbecilli quelli che parlano in quel modo. Lo fanno perché funziona. Possono migliorare le cose, non lo so se possono migliorare, però le componenti vettoriali non sono tutte in quella direzione. Ci sono componenti molto forti che resistono. L'importante è saperlo e saper governare il proprio ruolo. Non per dire, faccio una citazione di Guccini, no? La paura e il coraggio di vivere, come un peso che ognuno ha portato, la paura e il coraggio di dire io almeno ho tentato. E so già qualcosa. Fa la differenza con aver fatto niente. O di aver seguito la corrente dell'acqua. Di più su cosa dovrebbe fare un magistrato, proprio non ve lo so dire. Anche perché peggio di come veniva parlato fino adesso non potrei. Potrei passare a parlare male delle professioni universitarie e dei giornalisti, ma mi pare una brutta cosa, vengono qua a casa loro. E quindi preferisco non parlare a fare. Grazie. Grazie. Per questo, nonostante le ultime parole, io penso che sia stato un intervento invece ricco di contenuti e anche di provocazioni, solo che mi ha scosso un po', per cui non riesco adesso a tirare le fila e a fare una domanda precisa come invece mi era venuto naturale, spontaneo con i precedenti interlocutori. Per cui intanto mi rivolgo a voi e vediamo un po' se c'è qualche domanda, prego. Sì, alcune parti del suo intervento, no? In particolare legate anche alla tragedia del Vajont, no? Però mi hanno un po' toccato, diciamo, nell'esercizio del mio mestiere, cioè dell'essere un professore all'università e di essere un ricercatore, no? Perché lei ha citato un fatto specifico, no? Per esempio di certe simulazioni che furono fatte a Padova e di cui esistevano anche alcune simulazioni, diciamo, sì, con dei dati probabilmente di tentativo, no? Questo vedo che succede anche a me a volte, cioè a parte che io sono un po' teorico come impostazione, forse proprio per eredità di quei fatti che
che ho sempre avuto presente, no? Cioè mi occupo più della teoria delle cose poi che delle applicazioni, no? Quindi a me capita di rado di trovarmi in queste situazioni, però io penso, per esempio, se dovessi calcolare delle piene in un specifico caso, non mancherebbe che io facessi anche delle simulazioni, per esempio in condizioni che ritengo non realistiche o estreme, anche solo per vedere come va, come reagisce il mio sistema, no? Allora quello che mi dice lei, che poi adesso è al parossismo, perché quello che mi dice lei, lei mi sta dicendo: attento che se tu nell'esercizio della tua ricerca tenti delle situazioni strane, domani viene presente, non so chi, potrebbe non venire... domani, tra 10 anni. Viene un pubblico ufficiale, guarda nel tuo computer e dice: ah, ma tu avevi fatto queste simulazioni, perché cosa le hai fatte? Perché forse tu pensavi che questo fosse... Allora non è... questo è... cioè, tu pensavi che forse in quella situazione si sarebbe potuto generare una serie di casi per cui tu... Ma Gitti fu assolto, mi sbaglio. Gitti fu assolto. Ma vi spiego perché fu assolto Gitti. Gitti non era imputato per aver tenuto nascoste queste serie. Perché lui aveva... non è che... Lui era imputato perché aveva calcolato male... come dire, la entità della frana e quindi con l'entità dell'ondata. Sì, certo, questo poi cambiò Perché lui aveva fatto questi calcoli, li aveva fatti utilizzando del ghiaino. Il ghiaino, voi capite, cala poco alla volta, o comunque spinge poco alla volta. Quando l'hanno fatto in Francia, invece, poi i periti hanno fatto bloccando cose di cemento. Col colpo di maglio! Quello era un colpo di maglio. Qual è il punto? Che Gitti era un idraulico, un ingegnere idraulico. Lui cosa ci poteva fare? Erano il famoso Dal Piazza, che era morto, che avrebbe dovuto dirgli: attenzione, che il Monte Toc non cade poco alla volta, non smotta poco alla volta, frana. No, tutto insieme viene giù. Se andate a vederlo, guardate che mentre stava non si vede assolutamente niente. Uno passava e dice: ah sì, c'è stava al Vajont. È una montagna, quella è una montagna, un montarozzone che non vede 2 milioni, ricalcolate 2,5 milioni di metri cubi che sono. E non solo, ma ripeto, il piede della frana era molto più basso della soglia di... era complicatissimo comprendere il meccanismo di interazione tra l'altezza dell'invaso, cioè quanto alta dovesse essere l'acqua, la soglia 700 e così via, e la penetrazione era la ragione dell'incremento così violento del movimento. Fu dovuto non all'aumento ma alla diminuzione, al fatto che si asciugarono, l'acqua era diventata il modo per tenerla ferma. Non capirono neanche questo, e la ragione per cui poi Pangini si ammazzò, che era l'imputato per quell'ultima fase di gestione. Ma adesso, quindi Gitti fu imputato e fu assolto perché quegli elementi non erano suoi propri, ma se fossero suoi propri, doveva essere condannato. Il professore, che non era professore, era un ingegnere, Ghirardini gli stava, quello che aveva detto: potete fare con cautela. Prima aveva scritto: ma caspita, sta roba deve cadere, nel 70, 10 anni prima. Ma perché sta in piedi sto rilevato? Si deve cadere. Cioè, era un rilevato che veniva giù, pian piano, scaricavi sta sabbia, quello che tu scarichi e sta fermo con quella linea di pendenza a 5 metri, quando i 5 metri diventano 50, voi capite che non regge più, basta che ci piova sopra. Invece, lui poi gli disse: ma insomma, cerca di scrivere qualcosa che funzioni, che ci consente di lavorare. Lui fece arretrare la famosa berma, fece arretrare e diminuire la pendenza, e in questo modo, in qualche modo, andarono avanti per 10 anni. Naturalmente, questo che significò? Che raddoppiò il volume. Quando cadde, cadde il doppio. È esattamente quello che succederà a noi. Oh. Quando cadremo, non saranno più 3 miliardi o 6 miliardi, ma 12 miliardi di uomini che faranno chissà che cosa. Io per fortuna lo sarò morto. Ma ormai è anche anagraficamente, insomma, ci devo arrivare non troppo tempo. Ma è chiaro che più porti avanti con strumenti che affrontano bene
il sistema, più lo aggravi nei suoi effetti. Quindi Ghirardini fu condannato, e fu quello lo scontro tra tribunale e corte d'appello. Cioè, questa è una persecuzione culturale, disse la difesa di Ghirardini, e la Cassazione disse: ma quale persecuzione culturale? Tu ti rendessi conto e gli dicessi che potevano ancora farlo crescere, eppure avevi capito benissimo che stava per cadere. Certo, hai trovato il modo di farlo crescere ancora per altri 10 anni, prima che cadesse. Ma questo è addirittura un aggravante, non è una soluzione. Questo mi rassicura però dal mio punto di vista, nel senso che il timore così dei tecnici a volte nel sentire di come si parla di alcune sentenze di alcuni giudici, sembra che vengano estrapolate delle notizie e anche magari in questi momenti relativamente a intercettazioni in cui è evidente che alcune frasi o alcuni elementi posti in un contesto hanno un senso, posti in un altro e magari al pubblico ludibrio ne hanno assolutamente un altro. Lo so, allora prendiamoci chiaro. Vi faccio due discorsi. Uno, la condotta. L'altro, l'influenza della cosiddetta opinione pubblica mossa a commozione sulla magistratura. Il primo è difficile, il secondo è difficilissimo. Figuriamoci che non ci capirete niente. Il primo. No, parto dal secondo, più facile. Parto da le condotte. Pensiamo alla commissione grandi rischi. In primo grado furono condannati tutti. Voi avete dato rassicurazioni. Se non aveste dato rassicurazioni, quella sera, alla prima scossetta, tutti uscivano di casa. E quando cadeva, che so io, la casa dello studente o tanti appartamenti, non si sarebbero trovati lì. Poi c'era il nesso di causalità, ma secondo me in appello e in Cassazione dicono no, loro sono la commissione dei grandi rischi, loro si sono riuniti, hanno guardato, quattro carte, si sono fatti una bevuta, una mangiata. Però quello che conta è che loro di per sé non hanno indotto nessuno in inganno. È colui che è andato all'esterno, quindi uno solo alla fine è stato condannato, a dare rassicurazioni tranquillizzanti, quando la commissione non aveva detto che non sarebbe successo niente, ha detto che non poteva prevedere nulla. Cioè, ha trasformato il non sapere in un sapere tranquillizzante. E lì la condanna è stata tutta. Passiamo invece all'altro discorso, che è un po' più complicato. È vero, qualche volta la giustizia si trasforma in un meccanismo di decimazione o, se preferite, di rappresaglia. Vi faccio un esempio della decimazione. Qualcuno di voi avrà visto il film Orizzonte di Gloria di Kubrick. Chi non l'ha visto lo veda, perché è il miglior film di Kubrick, a parte Kirk Douglas, che è una cosa indecente, ma questo lasciamo perdere. In sostanza, dei soldati dovevano conquistare una trincea, detto proprio da quattro soldi. Si muovono, non riescono a conquistarla, se fanno 50 metri e tornano indietro dopo che la metà di loro sono rimasti morti sul terreno. Vengono processati quattro persone, tre persone, uno per battaglione, per viltà, sono fuggiti davanti al nemico. Perché? Perché altrimenti i generali avrebbero dovuto processare se stessi per aver chiesto ai loro soldati di andare a morire inutilmente, perché era un soldo impossibile da... per non processare erano preso loro. E il meccanismo è quello della decimazione. Tu eri in prossimità di un fatto grave, il fatto grave è non aver raggiunto la trincea nemica, l'unica spiegazione logica è la diserzione e la fuga, voi 10 rispondete, voi 3 rispondete. La rappresaglia è ancora più chiara. Via Rasella, vengono uccisi una trentina di soldati della Wehrmacht, erano i riservisti di Bolzano. Chi si punisce? Ma prossimità. La prossimità in due modi: o i vicini andarono in giro i soldati a prendere un po' di gente dagli appartamenti vicini, voi avete visto, voi avete visto niente, venite con noi. E poi i vicini, come dire, ideologici. Quelli che erano i comunisti in carcere, gli amici dei gappisti, e poi gli ebrei, perché tanto quelli fa sempre, ci fa il brodo, va sempre per fare il numero, ma ci vuole anche qualche ebreo. Voi dite, che c'entra questo con la giustizia oggi?
Guardate che condannare il sindaco di Sarno per i morti di Sarno sa tanto di rappresaglia. Uno lo deve condannare. Venne addirittura un magistrato, adesso è avvocato generale in Cassazione, a 32 anni fa. Signori, il diritto è una cosa, ma la giustizia è un'altra. Qua c'erano 30 morti. Dobbiamo condannare qualcuno. Vabbè, non è rassicurante. Vabbè, non succede sempre. Non succede ma, sempre. Però, cioè, sì, non è rassicurante, ma neanche il fatto che, per esempio, possiamo peccare di imperizia senza essere puniti. Cioè, anche questo non è rassicurante. Non c'è dubbio. Cioè, capisco l'imprudenza, che è peggio dell'imperizia, mi pare di capire, no? L'imprudenza sì, perché c'è, soprattutto quando l'evento è previsto, cioè quando c'è un'imprudenza che addirittura arriva a prevedere l'evento, come nel Vaionte, il fatto è più grave. Certo. Tu lo prevedi, l'ignorante totale, tutto sommato, sei un incapace, un imbecille, sì, andavi cavalcando cavalli che non sapevi cavalcare. Ma c'è il pericolo che ci troviamo di fronte a un esercito di imperiti e per cui alla fine... Ma io infatti mica ho detto che ne va male, ho detto solo che è perfettibile. Cioè, allora, io non ho detto... Qui abbiamo dei giovani anche che saranno i tecnici del futuro, vorrei che lei... provasse a dare un messaggio positivo. Cioè di dire no, il messaggio è semplicissimo. La sola idea che un magistrato gli venga a raccontare queste cose è un fatto positivo. Perché vuol dire che siamo in una democrazia e si può parlare abbastanza libera. Questo è fantastico. Questo è fantastico. No, poi no. Ma lei ha dato un messaggio positivo, penso sia passato, cioè almeno tentateci. La citazione giuridica di così Cuccinio ci date il massimo della giuridica, della citazione che mi esce. C'è un marmice. No, c'è anche Iliot, Forasi, Tolle, The Trike, ma quello è troppo così, invece Cuccinio è più concreto. Va bene, le ringraziamo tante invece, ci ha fatto ridere perlomeno. Se non fai ridere queste cose, o le dici facendo ridere, sì. O se no, come si fa? Resta anche. Pensateci un attimo. Resta il sapore indelebile di una ferita. Serve una domanda che poi ci aiuti a pacificarci col mondo, Riccardo, falla tu. Ah, non so, non ho idea. No, non conoscere bene Guccini. Ma Guccini lo conosco bene, quindi. Ma non riesco a provare lo spunto per la domanda. No, cioè mi sembra che la conclusione che ha tratto. Il dottor Ancona sia giusta, cioè siamo qua a parlarne e quindi questo è una ragione di speranza, insomma, no, perché siamo qua a parlarne tutto sommato in toni molto familiari, devo dire, no, anche al di fuori di un certo paludamento, no, che si ha anche adesso, i giornalisti sono spariti. Perché sì, ormai la notizia l'ha fatta, quindi i giornalisti, io sono molto più libero di parlare a Giovanni. Cioè, c'è la domanda più il suo rapporto con i giornalisti come deve essere non abbastanza prudente, perché... mai abbastanza prudente. E la sua opinione sui giornalisti? Ottima. E sui tecnici? Normalmente buona. Siamo messi peggio dei giornalisti. Mi pare di sì, E meno male che i giornalisti sono andati. Sto citando George Bernard Shaw. Il tecnico è colui che sa tutto di nulla. Cioè, io ricordo due anni fa, abbiamo tenuto un incontro, una cosa molto bella, Forte Pozzacchio, sul processo Cesare Battisti. C'erano tre specialisti bravissimi, uno storico, un giurista di quei meccanismi processuali, militari e così via, e un sul tirolese sui processi dell'epoca, sto bravissimo. Io ero il quarto, immaginate che c'entravo un cacchio niente, insomma, però devo dire, insomma, se non c'ero io non funzionava. Sì. bisogna in qualche modo dire, cioè, lo specialista va bene anche, ma bisogna saperlo poi, è come in orchestra, va benissimo il bravo violino, però poi bisogna Mi metto sempre per citando Guccini, che lei ama a quanto pare, e mi metto nei panni adesso di un giovane che vuole intraprendere la carriera di tecnico, di specialista. Lui potrebbe pensare, ma se io avessi previsto tutto questo,
No, no, ma siamo... no, 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 quella è una canzone che non è una lunga. Quella è una canzone che non c'è niente. No, 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 voi fate come Clinton, no, per carità. Va bene, ma insomma con calma. Va bene. Ragazzi, signori.